Adriana Volpe è innamorata. Di nuovo, dopo il difficile divorzio da Roberto Parli nel 2020, ero chiusa a riccio e non ero aperta all'amore, ha raccontato a Verissimo, svelando anche l'identità del nuovo compagno. Credevo di non averne bisogno. Mi trovavo in un periodo in cui nemmeno pensavo a quell'aspetto dalla mia vita. Ma come succede spesso, tutto è arrivato all'improvviso. Proprio quando non ci credevo più, Galeotto è stato il lavoro. Già, il lavoro. La conduttrice TV e anche ex protagonista del GF VIP ha conosciuto l'uomo che l'ha fatta capitolare in un programma televisivo, che si sente proprio di definire il mio cupido. La trasmissione in questione è Cerchiamo te. Missione lavoro, in onda su Rai 2. In una puntata ho intervistato una persona che si capiva che era leader nel suo settore e che aveva carattere. Io guardavo i suoi occhi e pensavo che erano occhi buoni, ha ricordato. Adriana Volpe, chi è e che fa il nuovo compagno? Quell'uomo si chiama Dario Costantini. 49 anni, è il presidente nazionale della CNA, la Confederazione dell'Artigianato Nazionale, ed è anche amministratore delegato e socio della Costantini SRL, impresa che opera nel settore del condizionamento, ventilazione e gestione degli impianti tecnologici. Durante quell'intervista Galeotta ha saputo conquistarmi con la gentilezza. Poi è una persona che riesce a creare empatia. Lui entra in punta di piedi portando un raggio di sole e tanti sorrisi. Io non sorridevo così da tanto tempo e lui è riuscito a darmi tanti sorrisi. Stiamo insieme da poco, dalla primavera. Questo è un amore all'inizio e lui è molto riservato, ha continuato Adriana Volpe. Adriana Volpe ha aggiunto che di Dario Costantini l'ha conquistata subito lo sguardo. Poi, si è accostato con delicatezza e anche nel cercare di capire che fossi io dietro al personaggio. Ha letto le fragilità e molto altro. Non era curioso di capire il mio passato, ma era attento a non toccare i nervi scoperti e a non aggravare le mie ferite. Con lui sto bene ed è un uomo davvero molto premuroso e attento.